Cari fratelli e sorelle, oggi vi guiderò attraverso un viaggio nella profezia e nelle visioni di un antico monaco conosciuto come il Ragno Nero. Questo misterioso monaco visse nella Baviera del XVI secolo, sotto il regno di Alberto V di Wittelsbach, duca di Baviera. Il suo nome, così strano e affascinante, era legato a un segno distintivo. Disegnava un ragno all'inizio del foglio su cui vergava le sue profezie, da cui il suo soprannome. Il Ragno Nero, conosciuto solo attraverso i suoi scritti, lasciò una eredità profetica che ha affascinato studiosi e ricercatori per secoli. Le sue profezie riguardano un vasto arco della storia umana, e ciò che lo rende ancora più misterioso è che alcune delle sue visioni sembrano applicarsi ai nostri tempi, fino ad arrivare all'anno 3000, quando prevede un diluvio di stelle. La sfida della credibilità delle profezie risiede nel fatto che il manoscritto originale, contenente i messaggi profetici, è andato disperso all'inizio dell'Ottocento. Tuttavia, frammenti delle sue visioni sono stati ritrovati in Francia e in una biblioteca di Colonia, ma esistono sospetti di manipolazioni e interpretazioni fuorvianti, complice l'ombra oscura del regime nazista. Hitler stesso, o i suoi seguaci, incaricarono Ludwig Birzer, uno studioso di Berlino, di cercare e manipolare alcune profezie del Ragno Nero. Le intenzioni di questo manipolatore delle visioni profetiche erano di rendere il messaggio conforme all'immagine che Hitler voleva proiettare al mondo, così da rafforzarlo e cercare di farlo apparire come la stella nuova. Ma noi, cari fratelli e sorelle, dobbiamo discernere con saggezza e attenzione. Non lasciamoci ingannare da manipolazioni e distorsioni, e cerchiamo la verità nella profondità degli scritti del Ragno Nero. Le profezie riguardanti i nostri anni presentano una visione oscura e inquietante. Il Ragno Nero descrive la strada immersa nella notte, e le spalle dell'uomo candide come colombe. Ma emerge un figlio del male, l'alfiere del principe nero, che scuoterà l'ulivo e porterà pestilenza. La luce apparirà nei cieli, ma sarà ingannatrice, perché sarà il figlio del male a camuffarsi come arcangelo e principe nero. Le sue visioni di verdi vessilli sventolanti al vento e il coltello di Caino pulito in una bandiera bianca e dorata parlano di violenza, divisioni e conflitti tra le nazioni. Tuttavia, il Ragno Nero esorta a non cadere nella trappola dell'inganno, poiché la nostra Chiesa lotterà con coraggio e fede per guidare la Chiesa universale. Le profezie del Ragno Nero dopo l'anno 2000 predicono che la prima metà del secolo sarà molto difficile, a causa della lotta per la sopravvivenza sul pianeta. In questo periodo difficile, il mondo sarà scosso da terremoti sociali e politici, ma dobbiamo restare forti nella fede. Gli uomini verdi, simbolo di speranza, costruiranno un rifugio per sconfiggere il grande principe della notte. Ciò sarà seguito da un periodo di sfide e conflitti tra generazioni, in cui genti barbare prenderanno possesso delle città, mentre genti civili si ritireranno nella foresta. Le terre dei profeti saranno sterili per diverse generazioni, ma dobbiamo essere pronti a nutrire la nostra fede e a mantenere viva la speranza. Dobbiamo cercare unità tra di noi e impegnarci a costruire un mondo di pace, amore e giustizia. Nel frattempo, la storia continua a evolversi e il futuro rimane sconosciuto. Potrebbe esserci un periodo di difficoltà estrema, ma il Ragno Nero offre una visione di speranza oltre il 2042. L'anno 2042 sarà un momento di trasformazione e rinascita, in cui l'umanità sperimenterà i trionfi, le vere conquiste dello spirito, un'epoca che si protrarrà fino al 2500. Ad ogni modo, dobbiamo essere preparati anche per il periodo di declino che seguirà. Il Ragno Nero profetizza un evento terribile che avverrà nella giornata dell'angelo della prima luna piena del 3000, quando il cielo si riverserà sulla terra e la morte scenderà come una pioggia infernale. Fratelli e sorelle, queste profezie ci sfidano e ci chiamano a essere vigili nella nostra fede e nel nostro impegno per un mondo migliore. La speranza risiede nella nostra connessione con il divino e nella forza di seguire la luce di Cristo. Pregate con ardore e cercate la guida dello Spirito Santo per discernere la verità in mezzo alle sfide e alle tenebre. Rimanete uniti come comunità di credenti e ispiratevi alla saggezza dei nostri antenati. Le profezie del Ragno Nero sembrano annunciare degli anni difficili, ma dobbiamo essere forti e coraggiosi nella fede, perché la vittoria appartiene al Signore. Con la sua guida affronteremo qualsiasi tempesta e supereremo ogni prova. Che la pace e la grazia di Cristo siano con tutti noi sempre.
Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate e non dimenticate di iscrivervi al canale per entrare a far parte della comunità di fede e preghiera. Che Dio vi benedica!